La crisi idrica nel Ponente, vicino il commissariamento di Riveracqua e per il nuovo ospedale di Arma di Taggia arriva un finanziamento dall'INAIL, la conferma dal presidente della regione Giovanni Toti e dalla vice Sonia Viale al microfono di Mariangela Bisanti. Si va verso sicuramente il commissariamento in accordo con la provincia e in accordo con tutti i principali comuni che si sono espressi in tal senso. È chiaro a tutti che Riveracqua oggi non è una società in grado di mantenere gli impegni di investimento necessari a questo territorio. L'ato idrico non ha saputo unificare la concessione in un unico soggetto. Serpeggiava da un po', ora è ufficiale, dopo la dichiarazione dello stato di emergenza, il commissariamento e uno stanziamento di 2 milioni per affrontare la fase emergenziale. La regione risponde così alla crisi idrica del Ponente nell'incontro tra i sindaci del comprensorio e il presidente Giovanni Toti. Troppe le interruzioni dell'approvvigionamento idrico dovute a improvvise rotture dei tubi. Sul tavolo il progetto di una conduttura di 6 chilometri sull'ex sedime ferroviario tra Imperia e Diano Marina, costo circa 3 milioni e mezzo. Altro tema, il nuovo ospedale di Arma di Taggia. C'è un finanziamento di INAIL, 225 milioni, c'è un tempo di realizzazione, il 2024. Bisogna accompagnarlo con un rafforzamento del sistema di emergenza, perché crea preoccupazione che io ascolto da parte dei cittadini, ma abbiamo già predisposto un piano. L'importo relativo alla costruzione di questo ospedale sarà finanziato dall'INAIL ed è un'opportunità da non perdere.